Siamo qua insieme a Claudio del Comitato Notav Terzo Valico di Arquata Scrivia, la città in cui oggi si è svolta questa grande partecipata manifestazione. Il corteo è finito, un bilancio della giornata. Io ricordo bene quando a gennaio hanno finanziato i primi lotti costruttivi dell'opera, sostenevano che le popolazioni locali sono favorevoli al Terzo Valico e che quindi non ci sarebbero stati i problemi che per esempio ci sono stati in Val di Susa, dove legittimamente la gente si ribella contro l'alta velocità. Bene, questa è la risposta e la risposta l'abbiamo data oggi. 2.500 persone, cittadini, giovani, anziani, bambini, hanno deciso di marciare ad Arquata per dire che il Terzo Valico è un qualcosa che distruggerà la nostra terra, per dire che l'arroganza con cui i politici decidono di calare sulle nostre teste un progetto assurdo è una cosa insopportabile, per dire che la nostra acqua, le nostre falde acquifere, i nostri acquedotti che sono a rischio di distruzione nel caso dovessero iniziare i lavori del Terzo Valico devono essere difesi, per dire che non vogliamo che i nostri figli fra 30 anni si ammalino delle malattie correlate all'amianto, perché sappiamo che nell'Appennino, dove vorranno fare il vero e proprio traforo, c'è un'altissima presenza di amianto, e questo non lo dicono i Notav, ma lo dice la provincia di Alessandria e la regione Piemonte. Quello che io credo è che oggi ci siamo rimessi in cammino da quel giorno del 2006 quando di nuovo migliaia di persone manifestarono da Serravalle Arquata. Bene, e quella mobilitazione venne meno perché rinunciarono al progetto del Terzo Valico. Ora da gennaio ci siamo rimessi in moto, sono stati costruiti comitati in tutti i paesi coinvolti dall'opera e questi sono i risultati. Un popolo che si riscopre comunità, decide di marciare insieme e decide di dire che questa è la nostra terra e non permetteremo a nessuno di distruggerla. Questo è un primo passo e naturalmente, come dire, tutti quanti insieme nelle nostre assemblee popolari capiremo poi quali saranno i successivi passi da fare con un occhio di riguardo a quando dovessero realmente aprire i cantieri. Lo diciamo con forza al governo Monti, lo diciamo con forza al Partito Democratico, sempre più amico degli speculatori. Noi qua siamo disponibili a metterci in gioco. Nel momento in cui pensate di aprire i cantieri e pensate di non trovare opposizione da parte della gente, vi sbagliate di grosso, perché noi siamo persone che ragioniamo col cuore, non ragioniamo come fanno quelli del PD con i soldi, e quindi ragionando col cuore ci metteremo in gioco per fermare l'inizio dei lavori.